chi va? Dottor Sigliano, l'ho lasciata a Mondragone che riceveva un premio. Non so se si ricorda l'intervista. Quindi la Campania la ama. La Campania per me rappresenta, non so se mi ama la Campania, ma comunque non credo tutti, ma rappresenta sicuramente la mia terra e dove ho profuso impegno e sacrificio al servizio della magistratura e dello Stato per raggiungere dei risultati che si spera siano in qualche modo almeno serviti a sensibilizzare la popolazione, perché senza il contributo delle persone, dei cittadini, della gente, della società civile non vi sarà alcun futuro migliore rispetto a quello che noi viviamo tutti i giorni. L'attuale incarico che sta svolgendo è più pericoloso o meno? No, non è più pericoloso e devo dire la verità, a questo non ci ho mai pensato. Non avvertivo il pericolo prima e tantomeno lo avverto adesso, perché non sono più in prima linea, perché il mio ufficio si occupa del coordinamento delle indagini, ma le indagini le svolgono le distrettuali, la DDA di Napoli. È vero anche che trattandosi di organizzazioni criminali che sono ormai diffuse in tutto il territorio nazionale, il coordinamento è diventato una strategia di contrasto, perché colpirle dovunque significa colpirle duramente e veramente. Quindi non so se più pericoloso era più pericoloso prima o adesso, ma questo veramente è un problema che non mi tocca più di tanto. La presenza di tanti giovani a questi incontri ha un significato per il futuro di questa società? Ha un significato purché a questi incontri partecipino anche i genitori, anche gli adulti, perché ai giovani non bisogna attribuire né responsabilità né compiti particolari. Siamo noi adulti che dobbiamo indirizzarli, siamo noi che dobbiamo in qualche modo illuminare la loro strada. Quindi parlare ai giovani sicuramente serve, ma se poi i giovani hanno degli esempi in famiglia che sono contrastanti con quello che noi ci diciamo ai convegni, questo lavoro è proprio inutile. Io le volevo fare un'ultima domanda. In alcuni casi levare ai genitori la patria potestà per delle cose che veramente non sono scendono a livello proprio di società, secondo lei è un provvedimento ancora utile? La patria potestà, e togliere la patria potestà è qualcosa di veramente molto duro, ma anche per il minore, non soltanto per il genitore. Io credo che a questo rimedio bisogna giungere soltanto nei casi estremi. Senza dubbio è uno degli strumenti che la magistratura deve utilizzare, quantomeno per scuotere le coscienze degli adulti, perché siamo ormai giunti in un momento storico in cui i valori non ci sono più e soprattutto quelli della famiglia devono essere recuperati. Forse, come succede tra gli innamorati che capiscono l'importanza dell'altro solo quando si sta per perdere l'altra persona, per i genitori capire che cosa significa essere genitori potrebbe essere di aiuto, separarli seppure momentaneamente dall'educazione e dal rapporto con i figli. Quindi credo che sia uno strumento, ma da utilizzare con grande cautela. Grazie. Dottore, notizia di ieri, cioè la risposta sulla trattativa Stato-mafia, quanto è importante questa risposta dalla magistratura sia per lo Stato sia per la mafia? E la sentenza di ieri è una sentenza importante, sebbene di primo grado, perché noi dobbiamo sempre rimanere fermi con i piedi per terra. E il nostro processo è un processo che prevede 3 gradi di giudizio, 2 di merito e 1 di legittimità. Nonostante tutto mi sento di dire però che conoscendo in parte anche gli atti processuali, perché il collega lavora con me adesso alla Procura Nazionale di Matteo, i colleghi anche del bene, ne abbiamo anche parlato, credo che quello sia stato un periodo davvero buio nel nostro paese, dove sono morte tante persone che hanno dato la vita per servire lo Stato, e quindi senza esprimere un giudizio nel merito, credo che dovendo rispettare comunque la sentenza, se dovesse essere una sentenza confermata nei diversi gradi di giudizio, davvero dovremmo porci degli interrogativi.
Cioè dobbiamo capire che lo Stato deve in qualche modo camminare tutto nella stessa direzione. Non è possibile consentire a nessuno di aprire dei rapporti con dei criminali senza pensare che per contrastare quei criminali vi sono state altre persone che sono morte. Siamo, oggi siete a Qualiano a parlare di antimafia e anticamorra, si avvicinano le amministrative. Un discorso di cui si parla spesso è il voto di scambio. Come si contrasta il metodo? Ma il voto di scambio è qualcosa, io ripeto, che riguarda sempre i cittadini. Cioè, i cittadini devono capire che ormai il tempo delle promesse, il tempo del voto che viene dato senza alcuna passione, senza alcun diciamo, ideale, senza che vi sia alcun rapporto con la persona se non per puro diciamo, scopo di lucro, è finito, deve finire. Questo è un territorio che ha bisogno degli amministratori seri, onesti, ma non basta, capaci, ma che soprattutto riescono a capire quali sono i veri problemi di questo territorio. Il voto di scambio è un reato o comunque una pratica che può essere combattuta soltanto dai cittadini. Un'ultima domanda, siamo in un territorio sempre attaccato, gli imprenditori vengono attaccati, oltre dalle tasse vengono colpiti anche del pizzo. Come si fa a lottare questo, la camorra e il pizzo? Come si fa a lottare è quello che facciamo tutti i giorni, però gli imprenditori non sono solo quelli che pagano il pizzo e pagano o pagano poco o molto le tasse, sono anche quelli che consentono alle mafie di avere rapporti con la politica, sono un anello di congiunzione essenziale per la criminalità organizzata e per la politica, quindi dobbiamo guardare certamente con grande ammirazione a tutti gli imprenditori che si sono costruiti e che continuano ad assicurare il benessere come diciamo, finalità del loro lavoro, ma nel rispetto delle regole. Condannare e non stringere la mano a tutti quegli imprenditori che invece costituiscono il grave vulnus per la democrazia.